Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Davide Calopsite, sigla. Bentornati, bentrovati. Sotto nel box trovate tutte quante la pagina di Instagram, il gruppo, l'official group Davide Calopsite, e metto anche il link della pagina di Simona per aiutarla perché ha avuto una buona iniziativa. Pagina che voi già conoscete. Allora. Qualche video fa ho postato un commento dove appunto venivamo tutti quanti accusati del fatto che non lasciavamo i nostri amichetti con la luce liberi, ma li costringevamo a stare dentro la gabbia. Perché avevo avuto quest'idea? Noi amiamo i nostri animalucci e quindi mi sembrava corretto che, oltre che a dire la mia, quindi a difendermi, perché se uno mi stiamo zicando l'orecchio, perché se uno comunque ha qualcosa da dire è giusto anche che si difenda se crede in un qualcosa fermamente. E ho pensato bene che, siccome ero stato accusato io, in realtà eravamo stati accusati tutti quanti, e quindi ho pensato bene di rigirare anche la cosa a voi, così che voi potevate difendervi. È anche un modo per far conoscere a chi guarda i video per la prima volta, o anche alle persone che magari giudicano male noi che amiamo i nostri amichetti con la luce, è anche un modo per fargli capire che noi non li teniamo in gabbia. Quindi c'è un amore totalmente diverso. Un amore particolare, un amore che è bello secondo me andare a conoscere, ok? Allora ho deciso di fare una nuova playlist, una nuova rubrica, la chiamerò tipo, diciamo la nostra, parliamo noi. È l'unico video dove io non andrò a filtrare i commenti, quindi vi lascio libero sfogo. Perché faccio questo? Perché so perfettamente che siete delle persone intelligenti ed educate. Davide Calopsite viene anche riconosciuto, mi è stato detto, come canale sano, appunto per questo motivo, perché è fatto di persone sane, persone educate, che manifestano solo il loro amore verso gli animali e non vanno oltre. Quindi io mi sento libero di poter lasciare aperti i commenti proprio per questo motivo qua. Perché lo faccio? Perché è corretto che quando si mette un commento su Davide Calopsite, siccome ho sempre detto che noi siamo una famiglia virtuale, quindi non è che viene colpito proprio Davide, ma veniamo colpiti tutti quanti, tutta quanta la nostra famiglia. Allora è giusto che anche a voi do la possibilità di poter dire la vostra, di far capire alle persone ignoranti, tutto il rispetto possibile, che si stanno sbagliando. E allora mi è arrivato questo commento qua. In questo commento, ve la faccio breve, ci viene detto che praticamente è da stupidi fondamentalmente avere un pappagallo, perché a sto punto è meglio un cane o è meglio un gatto, perché come animale domestico il pappagallo è una cosa ridicola. Ok, io adesso dirò la mia, poi ovviamente voi andrete sotto a dire la vostra. Allora, è luogo comune che l'unico animale domestico sia il cane o che un animale domestico sia il gatto. Solitamente si è sempre detto così. Ed è vero, nel senso che noi amiamo tutti quanti gli animali, non è che ci sono distinzioni. Il bello dov'è? Che noi amiamo anche i pesciolini rossi, amiamo anche le tartarughe d'acqua dolce. Quindi non è che ci andiamo a limitare solo su un esemplare specifico. Siamo una famiglia che ama gli animali. Infatti molti di voi hanno anche cani, hanno anche gatti. Io ad esempio ho anche le tartarughe, ho l'acquario. Quindi comunque amiamo tutti i tipi di animali, perché sono sempre stato dell'idea che un essere umano può amare un altro essere umano solo se è in grado di amare un animale. Altrimenti non c'è trippa per gatti. Ok. È vero che il gatto ti dà tante soddisfazioni. È vero che il cane te ne dà ancora di più, ma tu che ne sai delle soddisfazioni che ti può dare un pappagallo? Allora io molte volte con voi faccio, non sono dei concorsi, è più il mio desiderio di condividere con voi le vostre emozioni, che io fondamentalmente trasmetto sempre le mie emozioni, perché sono sempre io che parlo, però qualche volta mi piace proprio che anche voi partecipiate con me. Quindi noi facciamo dei video dove vi chiedo di rispondere a delle domande, facciamo dei video dove vi chiedo di mandare delle fotografie. Questo perché? Questo perché voglio mostrare a tutti quanto noi amiamo questi animali.
Allora io ho visto delle mamme che interagiscono con il pappagalletto e con i propri figli. Ho visto dei ragazzi, delle ragazze che comunque magari tu ad occhio diresti, ma questo probabilmente neanche gli piacciono gli animali. Invece li vedo proprio diventare bambini con i pappagalli, quindi è un momento in cui si trasformano, un momento in cui diventano delle persone tenere, delle persone vulnerabili e delle persone che si stanno rilassando. Noi sappiamo perfettamente che la vita è frenetica, la vita è piena di problemi, di difficoltà e di complicazioni. Se a un certo punto invece riusciamo a resettare il cervello, ritornare bambini, cosa che è molto difficile, ritornare bambini, quindi ritornare spensierati, nel momento in cui andiamo a giocare con il nostro amichetto con la luce addomesticato, se quello non significa amore e soprattutto ricevere amore tanto quanto te lo può dare un cane o te lo può dare un gatto, allora che cos'è? Questo vi voglio far capire. Secondo me il dire solo un cane ti può dare amore, solo un gatto ti può dare amore, è un concetto molto restrittivo, fatto da persone che molto probabilmente non hanno mai avuto un pappagallo. Ecco perché fondamentalmente è nato Davide Calopsite, per far capire anche questo lato diverso degli animali con le ali, quindi non è soltanto concentrato sul tenerlo in gabbia, sull'idea, sul luogo comune della persona anziana che mentre fa la maglia c'ha il canarino da compagnia dentro la gabbia, no, stile inglese, no. È per far capire che c'è un mondo che noi possiamo andare a conoscere soltanto se ci mettiamo d'impegno, soltanto se vogliamo conoscerlo veramente questo mondo. Ed è il mondo appunto dei pappagalli. Ecco perché secondo me, ripeto, il dire soltanto un cane o soltanto un gatto può darti amore e affetto è una cosa sbagliata. Perché questo è affetto, il fatto che giocano con noi, il fatto che interagiscono con noi, il fatto che ci sentono, il fatto che vogliono stare con noi, il fatto che ci fanno tornare bambini, quelli sono tutti atti d'amore che ci trasmettono. Quindi non vedo per quale motivo deve essere limitato o messo da parte rispetto magari a un cane, rispetto magari a un gatto. Secondo me fanno parte tutti quanti della stessa categoria. Certo, se noi andiamo a parlare magari di pesci dall'acquario, già là magari è diverso, là subentra un lato estetico, tu ti affezioni, ti innamori dei pesci, li curi, li fai stare bene, però ovviamente non ci puoi andare a interagire. Quindi diciamo che là è un amore limitato, là è più che altro un amore che tu dimostri, ma che, come giusto che sia, poveretti, come fanno, non mi morde l'orecchio, mascalzone. Come fanno, non ti possono andare a dimostrare loro. Però vi posso confermare invece che un pappagallo, un canarino, un diamante mandarino, se addomesticati, ripeto, addomesticati, non addestrati a fare cose, se addomesticati, hanno tanto da dare e aiutano tanto, come molte volte è successo che mi viene detto nei vari commenti o nelle email. Quindi per me quello è soltanto un concetto restrittivo che sarebbe quasi ora che andiamo un attimo a lo eliminiamo. Nel senso che, ripeto, un cane, un gatto, un pappagallo devono essere classificati come animali domestici, perché hanno bisogno delle stesse cure, delle stesse attenzioni e soprattutto loro ci trasmettono tanto amore, sicurezza e pace. E quindi già quello, secondo me, li fa entrare nella stessa categoria. Ditemi voi invece che cosa ne pensate, ditemi la vostra esperienza, ditemi come vivete invece voi questa situazione. Ovviamente vi ripeto sempre, ma sono sicurissimo che scusate, sono sicurissimo che non mi deluderete neanche questa volta. Siate educati, siate precisi perché sennò sono costretto a levarlo il commento. Quindi, ma sono sicuro al 100% che non ce ne sarà bisogno. Lascerò il commento libero. Dite quello che pensate e perché è giusto che anche voi diciate la vostra. Perché una famiglia è fatta da tante persone. Quindi la nostra famiglia virtuale è fatta da me e da voi, ma soprattutto dai nostri amichetti con le alu. Cioè, ditemi che cosa ne pensate, ci vediamo al prossimo video, fate i bravi, mi raccomando, ma non troppo, ciao!